Buongiorno, sono Jean-Philippe Doudon, giornalista Radio Caraiba Internazionale. Siamo presso la cittadina di Robert, in Martinica. La nostra testimone oggi è una giovane ventenne della Martinica, si chiama Gina. Gina Jacques è nata in Francia, dove ha vissuto fino a 15 anni. Poi i suoi genitori hanno deciso di tornare all'isola natia, in Martinica. Ormai ventenne, Gina non ha ancora un indirizzo professionale. Le elezioni presidenziali però non la toccano più di tanto. Siamo a pochi giorni dalle elezioni. Lei andrà a votare? No. Perché? Per due ragioni. Prima di tutto non mi interessano quest'anno e poi non mi sono iscritta alle liste elettorali. E perché non si è iscritta? Come le ho detto, non sono interessata, non le ho seguite, non saprei per chi votare. Non ne vedo l'interesse. Ciò vuol dire che i giovani non sono interessati alla politica? Non dico questo. Ho molti amici che sono attentissimi a quello che accade in politica. E hanno intenzione di andare a votare? Sì, sono decisi a votare. E le capita di ascoltare i dibattiti televisivi o quelli sulle reti sociali? Perché è lì che si nota quel che accade in campagna. In realtà non ho il tempo di accendere la televisione e seguire i dibattiti. Mi informo con le reti sociali, con i video o gli estratti dei dibattiti. Certo non è sufficiente per avere un'idea generale, ma dà un po' una sensazione. E quello che dà l'atmosfera? Sì, sono i passaggi più importanti che fanno notizia. Gina ha superato la maturità l'anno scorso, poi ha iniziato la facoltà di giurisprudenza e ha abbandonato. È iscritta all'ufficio per l'orientamento dei giovani. L'occupazione è importante e lei è sensibile alla questione. Ho la sensazione che non si faccia il massimo per i giovani, al contrario mi sembra che siano dimenticati. Facciamo l'esempio del mercato del lavoro, quando per la ricerca di un candidato si pongono come criteri il fatto di avere 3 o 4 anni di esperienza. Ma dopo gli studi, come facciamo ad avere questi anni di esperienza? Se non ci danno le possibilità di fare esperienza per riuscire nella vita. La sua inserzione nel mondo del lavoro passa per uno stage immersivo. Gina sta facendo uno stage presso un'associazione culturale che sta allestendo una pièce teatrale. Pensa che la politica sia teatro? Certe volte si ha l'impressione che hanno una parte già preparata. Soprattutto facendo teatro si ha l'impressione che è molto facile veicolare un'emozione, condividere qualche cosa dal momento che si conosce il proprio personaggio. Per lei cos'è, una comica o una tragedia? Entrambe le cose. Tutte e due? Sono polivalenti, a volte cercano di sensibilizzarci, altre volte sembra che abbiano montato un pezzo per farci ridere. Alle presidenziali del 2012 l'astensione al primo turno alle Robert è stata del 45%.